Vorrei chiedervi cosa pensate a proposito della promozione della salute e se è un compito che spetta ai medici, al vostro ruolo e responsabilità prioritaria. Dipende cosa si intenda, ma lo facciamo quotidianamente. No, ma poi ci terrei anche a sottolineare che anche dei non medici, nel senso che ci sono anche altri ruoli, no? Commissione, effettivamente. Bene, e sono molto contenta per questo perché mi sembra che ormai nel 2011 potremmo pensare che si può lasciare il lavorare solo sul sintomo e dedicarsi a mettere al centro dell'attenzione del ruolo dei medici l'attenzione per la promozione della salute. E quindi sono molto contenta. E questo mi sembra un criterio fondamentale, ma come secondo criterio fondamentale da sottoporre qui a voi oggi, che non va messo in discussione, mi sembra che sia ormai provato dalla forza delle evidenze, il fatto che l'attività fisica fa bene. E quindi che altro dire? Bisogna che ci spendiamo per promuovere l'attività fisica. E però, senza dimenticare quello che mi preme più in quanto metodologa, il fatto che di come si fa tutto questo progetto, queste belle parole, quindi come si fa? Come si fa? Con la progettazione partecipata, come ha detto il nostro collega coordinatore. Ovvero mettendo in rete, tutte le competenze, non solo di noi professionisti, ma anche della popolazione, coinvolgendola in tutto. E insomma, mi sembra proprio doveroso ormai dire che è l'unico modo di procedere, no? E che sembra molto. Io ci tengo particolarmente, nella mia professione io mi impegno per lavorare con la progettazione partecipata. Quindi, insomma, ci terrei che riusciamo a concretizzare tutti questi bei criteri fondamentali, questi principi fondamentali per fare un lavoro che abbia un'efficacia. E, ecco tutto, quello che vi ringrazio dall'ascolto. Grazie alla collega per la sua presentazione, invito gli altri colleghi a dire. Bene, buongiorno, sono il dottor Andrea Pinotti, medico dello sport dell'ASL Modena. Mi hanno incaricato di prendere parte a questo gruppo di pilotaggio. Francamente non ho bene chiaro insomma, gli obiettivi di questo gruppo, ma sono qui insomma, per portare la mia esperienza trentennale nel campo. Ci tengo a sottolineare, visto mi sembra che sia un aspetto da chiarire ancora e mi meraviglia questo fatto che ancora ci siano professioni e professionisti che non fanno fatica ad accettare questo. L'attività fisica deve essere misurata, intensità e durata per essere efficace. Io spero che porremo la nostra riflessione in questo gruppo su delle basi solide. Grazie al dottore per la sua presentazione. Prego un'altra collega se vuole presentarsi. Posso? Prego. Bene, buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono la dottoressa Martina Teoli, medico a sanità pubblica. Bene, io sono davvero felice di iniziare questo lavoro insieme a tutti voi. Immagino che condivideremo competenze e esperienze per raggiungere celermente il nostro obiettivo chiarissimo, comune, che è appunto la promozione della salute della popolazione. Noi, medici della sanità pubblica, abbiamo appunto a cuore la salute della popolazione attraverso studi epidemiologici descrittivi e costruttivi, descrittivi
ovvero miranti a quotare la soglia di diffusione dei fattori di rischio e costruttivi, che individuano appunto il legame tra condizioni di vita e stato di salute delle persone. Agiamo direttamente o indirettamente sui determinanti del contesti, ambienti, stili di vita. Quando i determinanti della salute diventano fattori di rischio, è nostro dovere e responsabilità proprietaria promuovere degli interventi coordinati volti a contrastare, quantomeno ridurre, l'esposizione ai fattori di rischio. Attualmente i fattori di rischio individuati sono sicuramente mangiare non sano, fumo, alcol e sedentarietà. Ragazzi, presenti, signori, è proprio sulla sedentarietà che mi sento di insistere, perché vorrei sottoporre a una piccola provocazione. Se è vero che sappiamo tutti che non fumare meglio, fumare fa male alla salute e non fumare meglio, sappiamo anche che la sedentarietà generalmente nuoce alla salute delle persone, ma non ci soffermiamo abbastanza su quanto l'attività fisica sia indispensabile. Perché l'attività fisica, non fare attività fisica, non solo è meglio, ma ha proprietà terapeutiche enormi. In un'ottica, direi, preventiva, ovviamente, perché previene e contrasta l'insorgenza di numerosissime malattie, dal diabete all'ipertensione arteriosa, all'osteoporosi, fino ad arrivare a certe forme di cancro, ma anche in un'ottica, direi, preventiva, perché ci sono dei fenomeni patogenetici di esercizio sensibili appunto all'esercizio fisico, e in questi casi anche una bassa soglia di attività fisica, non è necessario essere degli agonisti, indubbiamente provocare la remissione del fenomeno patologico stesso. Dunque, allora, oggi noi abbiamo il dovere di promuovere la salute della popolazione, perché noi medici dell'attività pubblica non ci interessiamo soltanto, non ci soffermiamo tanto sulla cura del singolo paziente, ma ci interessa che la popolazione si ammali di meno, l'intera popolazione. Con questa provocazione, direi che è anche una sollecitazione, io chiudo il mio intervento, grazie. Ringraziamo la dottoressa per la sua esaustiva presentazione e gli stimoli. E prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Elisa Guazzi e dunque sono laureata in scienze dell'educazione e sono promotrice di base della salute, quindi sono qui in rappresentanza di quei ruoli che si occupano di fare da nervo di congiunzione tra il servizio sanitario nazionale e il cittadino nella sua vita normale, perché sappiamo tutti quanti che il cittadino nella sua vita, per la maggior parte del tempo, è sano, quindi il cittadino. Noi ci occupiamo del cittadino e il dovere di promuovere la salute ce l'abbiamo sempre avuto anche oggi. Benissimo, quindi io sono qui per permettere a tutti i progetti che già esistono nella regione Emilia-Romagna di avere maggiori finanziamenti. Quando parlo di finanziamenti parlo sicuramente di soldi, ma anche di sostegno dei varie professionalità, le altre professionalità, quindi interprofessionalità e interscientificità, di mettere insieme diverse scienze per riuscire a produrre dei metodi pratici, semplici, migliori per lavorare poi sul campo, chiaro, no? Quindi per che questo abbia un senso, noi di che cosa abbiamo bisogno? Di gestire un arco temporale sostenibile, quindi ricordarci che se non si fa un'azione al momento giusto, beh, l'azione non serve a niente, voi medici lo sapete benissimo, e soprattutto, stando a contatto con la popolazione, ci si rende conto che la situazione sta precipitando e che quindi è assolutamente necessario velocemente promuovere all'interno della popolazione le life skills e quelle capacità che permettono alle persone di non incorrere in stile di vita insani. Ecco, io quindi vi ringrazio e spero che passeremo presto all'opera. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Guazzi e ringrazio tutti i colleghi per la loro presentazione, che ha già dato
qualche idea, qualche spunto per le prossime elaborazioni che ci vedranno ad affrontare il nostro progetto prossimamente. Va bene, ringrazio e allora ci vedremo al prossimo incontro. Buona giornata e arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Mamma mia, ma che se vi sembra che si poteva giocare con te, laureata in scienze dell'educazione. Ma come facciamo? Dredo di me. Come questo più scoordinato? Canne bastonato. Abbiamo dei tempi abbastanza stretti perché altrimenti non serve niente.